Luca Mimetti, vittoria ad Ostia non scontata assolutamente, però due domande te le voglio fare dopo i complimenti per la vittoria che non è mai facile. 4 gol subiti, 3 tiri di rigore, come l'hai presa? Uno, un rientro mancato, e visto che ti sei anche arrabbiato, 2 azioni insomma con palla, come si suol dire, scoperta. Ma questo nuovo regolamento che facilita molto, diciamo, un attaccante. Noi siamo stati poli a farci trovare impreparati, sì. E uno l'abbiamo preso subito dopo aver fatto gol noi, perciò. Ed è già la seconda volta che è successo anche a Napoli, da una fase di gioco dove dobbiamo migliorare soprattutto la tensione difensiva. Senti, superiorità numerica, a un certo punto ci siamo trovati 1-0, una traversa, se non mi sbaglio nel secondo tempo, c'era l'uomo solo davanti al portiere, e un'altra, potevamo chiudere la partita, abbiamo pasticciato, anzi hanno pasticciato, perché né io e te giochiamo. No, vabbè, ragazzi, a volte arriviamo stanchi, è normale, diciamo così, come mi diceva Bosco, il gioco c'è, per... Sì, sono errori banali, dove, ma secondo me proprio più un fatto di concentrazione ancora, dobbiamo maturare sotto certi punti di vista, dobbiamo capire che non possiamo mai... a differenza della categoria dove eravamo lo scorso anno, tutti gli errori poi ripari, perciò devi essere freddo e lucido, e ogni volta che l'avversario sbaglia devi fare volete punire. Anche la possibilità di andare a più 5, poi siamo arrivati sotto a più 2, conoscendoti, la tua attenzione per la difesa ti deve essere un attimino arrabbiato. No, in difesa abbiamo giocato malissimo l'ultima partita. Quello che mi porto via sicuramente da queste 3 partite, il carattere e la grinta della squadra, perché comunque hai fatto 3 partite sofferte e hai dimostrato di esserci, almeno caratterialmente, come compattezza di squadra. E adesso affrontiamo, diciamo, una mesata da qua a Natale dove incontri le big, perciò sotto certi aspetti è molto più facile affrontarlo. Appunto, domenica, ricordiamolo, ore 18, questa partita con Brescia, quando la Rari era in A2 c'era voglia di misurarsi con queste squadre, Brescia, Ortigia, Prorecco, Savona. Ho letto stamattina i giocatori di Brescia, è un mix tra esperienza e tanti giocatori rampanti, tanti giocatori giovani che hanno già fatto lo esordio in nazionale. Sarà anche un test per misurare la forza della tua squadra? Ma allora... Innanzitutto faccio complimenti al Brescia, perché è una società che secondo me negli anni ha lavorato benissimo, costruendo anche una squadra satellite che milita in campionato di A2, dove fa crescere i suoi giovani per poi riportarli in A1. Devo essere sincero, secondo me è una società da seguire sotto certi punti di vista. Dall'altro è bello, divertente misurarsi con queste squadre, che sulla carta sono per noi in questo momento qua imbattibili, però è il bello dello sport. Sicuramente se giochiamo loro al 100% e noi al 100% non ce la fai. Se loro giocano sottotono, noi dovremmo essere bravi e capaci a metterli in difficoltà. Poi quel risultato con queste partite qua mi interessa il giusto, mi interessa la prestazione e il capire quanto siamo distanti da certe realtà. Luca, tu sei un uomo di sport, ti occupi di altri sport, segui il calcio, lo giochi, mi hai parlato di seconda squadra di Brescia, la Rari l'ha affrontata l'anno scorso, parecchie squadre, anzi in realtà sono soltanto 3 squadre, Milan, Atalanta, Juventus, giocano questa Next Gen, il campionato di Serie C, dove non si iscrivono ma sono invitate se ci sono delle squadre che non hanno la possibilità di iscriversi. Secondo te è una cosa fattibile anche a livello pallanuoto come fa Brescia, oppure gli investimenti per allestire una seconda squadra sono così importanti, già è difficile per il calcio e ciò andrebbe a deprimento della primavera, oppure secondo te potrebbe essere fattibile avendo un vivaio più grande? Allora, io sono dell'idea, purtroppo, che un campionato ad oggi di Serie 1 con 14 squadre sia troppo. Perché le società non sono in grado comunque di gestire a volte anche degli impegni presi con i giocatori. Perciò ho letto oggi la notizia del Padova femminile che non è stata iscritta dalla Lega Europea perché non ha saldato dei debiti con la Federazione Europea. E stiamo parlando di una società leader nel campo della pallanuoto femminile? Sì, ma
il mio auspicio è che si riesca ad arrivare a un sistema dove comunque tutte le società siano in pari con i compensi e i contratti pattuiti con i giocatori. E questo è il primo passo. Dopodiché si può pensare di fare anche società satellite dove far crescere i giovani. Però ci vogliono strutture, tecnici, spazi acqua e purtroppo la pallanuoto non è un mondo che se la vive troppo bene a livello economico. Le spese sono tante, si fa dei sacrifici. Tra l'altro ringrazio pubblicamente Andrea Pieri che comunque sì, ho visto, si è fatta l'intervista, si è fatta la festa, che è riuscito, diciamo, dalle ceneri al risorgimento della... Come una fenice. Come una fenice che ha comunque negli anni sofferto di decisioni strane, mettiamole giù così, okay? Però ha tenuto duro e è riuscito a mantenere in piedi la società. Per il resto io auspico, come in tutti i campionati europei di calcio, che tutti abbiano una squadra giovanile che possa giocare. Riuscissimo anche nella pallanuoto, sarebbe molto molto bello, però ad oggi la vedo, penso che avrò già smesso quando succederà. Ti lascio all'allenamento del venerdì, domani altra sessione? Sì, domani è sabato, e altra sessione, facciamo riferimento, che è un po' strano giocare domenica, non siamo abituati. Sì, però l'orario è valido, anzi invito tutti a venire a vedere l'orario, l'altra volta c'erano tante persone, la Fiorentina gioca alle 3, quindi c'è ampio margine per arrivare, sì, qui alla Nonnini. Sì, l'abbiamo messo un orario apposta per il pubblico, perché comunque mi auspico una partita spettacolare, visto anche la forza e l'intensità della squadra avversaria. Luca, grazie e bocca al lupo. Grazie a te. Buona giornata.